No. Ok ragazzi, siamo qui con la mia troupe, perché stiamo andando, ragazzi, abbiamo riconosciuto il posto grazie a quei filmati agghiaccianti che abbiamo visto. Noi siamo qui per mettere fine a quello che appunto abbiamo trovato, no? Sì. Ci ha fatto veramente passare le pene dell'inferno. Anche arrivare qui. Tra un po' sarà la mia fine, perché tra quello che mi è successo prima e tutta la strada che mi avete fatto fa in questa... in questo sentiero, esattamente. Però, cioè, voi avete visto il filmato, no? Si vede. Allora, noi l'abbiamo riconosciuto dopo un po' facendo delle ricerche, perché quella tomba che sta lì, che è quella lì che sta nel filmato, è conosciuta nel Lazio, ed è, questo è un cimitero in cui abbandonato, in cui ci sono delle ossa scoperte, no? Certo. Noi l'abbiamo riconosciuto da quella tomba lì. Allora, io ho fatto delle supposizioni. Questa persona ha fatto questi filmati perché voleva esattamente che qualcuno li ritrovasse. Sì, probabilmente sì. Esatto, perché voleva farci capire qualcosa. Non perché a noi, ma a chi trovava questo filmato. La famiglia ha notato, tanti hanno scritto, è strano che ci sono soltanto dei file, sì, così, come se fosse un messaggio. Esattamente, sono file spezzettati. Esatto. Quello che abbiamo capito è che lui era un pazzo. Sì. È stato chiuso in centro psichiatrico. E abbiamo paura, abbiamo fatto qualcosa di brutto. Il paziente artefice di questi filmati potrebbe aver trascorso la sua detenzione nell'ex manicomio della Marcigliana o in Santa Maria della Pietà, ospedali psichiatrici molto importanti di Roma. Però la certezza che abbiamo, e che adesso andremo subito a controllare, è che in uno di questi... noi tra l'altro questo posto già l'abbiamo visitato una volta, apposta lo sapevamo, l'abbiamo conosciuto. Lui non c'era. La prima volta. E neanche io, credo. No, c'eravamo solo noi. C'erano solo loro. Abbiamo fatto solo il gruppo all'inizio, sì, io e lui. Quindi abbiamo visto che lui ha nascosto da qualche parte un oggetto strano. Che sembrava tipo un buco nel muro, qualcosa, sì, del genere. Non riesco a capire bene il colore perché è in VHS, quindi è rovinato. Però ho visto che era tipo un sacchetto, non lo so. Quindi andiamo subito a vedere. Non sarà facile trovarlo. Cerchiamo, insomma, di trovarlo in uno di questi vicoletti. Non vi assicuro niente perché è una specie di città un po' macabra, diciamo. Abbiamo riconosciuto questo posto. Cristiano non c'era a casa con noi quando è successo tutto questo dramma, per fortuna, perché era fuori per lavoro. È tornato, gli abbiamo raccontato tutto, gli abbiamo fatto vedere di nuovo i filmati e anche lui ha detto questo sicuramente è quel cimitero lì. Questo è lui. E infatti è siamo proprio qui. Lui. È impressionante il fatto che... Calcolate che qua c'è gente che è sepolta dall'800 al 900. Esatto, ma sai qual è il fatto? È che quel pazzo, la persona che ci ha dato questa cinepresa, ha detto che quel pazzo, anche quel negozio usato, era tutto a Roma. Quindi lui quando è andato al manicomio, è andato al manicomio, penso qui, nella regione Lazio. Quindi non è tanto una fortuna per quello che è successo, ma una fortuna per noi che stiamo ricercando questa cosa. Allora, quella cinepresa, secondo me, è stata usata per due cose diverse. La prima cosa era sfogare la propria psicopatia, o comunque la propria deviazione, no? Sì, sicuramente quello è evidente. Proprio e quella cosa, quella cassetta in cui ci sono queste cose cruente, era quella con la croce. Okay. No? Abbiamo visto addirittura che lui stalkerava la gente. Wow, raga, qua ci sono delle strutture. E quella cassetta, secondo me, è proprio quella che ci ha causato quei problemi a livello di entità, no? È attaccata a quelle cassette. Ok, quindi l'entità che ha posseduto lei potrebbe essere lui. Sì, perché se voi fate caso, io ci ho pensato, ditelo anche voi nei commenti se avete pensato la stessa cosa. Sabrina ha preso delle forbici e è andata in bagno, proprio come il filmato in cui ci sono delle forbici e del sangue. Quello che avevamo, infatti, quello che temevamo noi due era proprio che si facesse del male, sì, per ricreare un po' quella scena. E abbiamo filmato proprio l'esatto praticamente contatto tra il lavandino e le forbici, come nel filmato si vedevano queste forbici nella lavandina.
Quindi qual è il motivo, secondo me? Il motivo semplicemente è che lui è come se stesse rivivendo un residuale. L'abbiamo liberato noi. C'era la croce, l'abbiamo liberato. Lui ha attaccato lei perché era quella più sensitiva. Ed è come se rivivesse un residuale all'interno di lei. Quindi rifacesse queste cose da psicopatico, no? Ed è quello che gli ha fatto. Sì. Per fortuna che non si è fatta del male, sennò a quest'ora. Siamo intervenuti. Ora, l'ultimo step da capire è perché sto posto. Mo vediamo. Cioè, che c'entra con lui più che altro. Perché allora, il cimitero è più antico della sua vita. Il problema è che ci sono delle tombe. Il problema tombe. È che le tombe sono del fino all'800. La videocamera è dell'89. Vediamo, vediamo. Entriamo qua. È un posto. Non me lo ricordavo. Allora io lo ricordo solo perché ho visto, raga, i filmati che hanno fatto loro. C'è una bara. Oh caspita. Ma davvero ci stanno queste tombe così? Sì. Quanto pare. Ma la cosa brutta è che ci sono, guarda, anche dei bambini seppelliti. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Ci sono anche dei bambini seppelliti qua. Posso dire che non mi piace il posto? Sì, aspetta, ma che c'era nel... Oh! Era un buco. Non era questi. Sì. Bisogna vedere quale buco, però ce ne stanno tanti. Era tipo a un lato, vero? Sì. C'era un muro con un buco. Ma non era così grande, oh. Allora, andiamo avanti. Ragazzi, sempre attenzione perché ci siamo comunque dentro un cimitero. Potrebbero esserci delle entità incazzate perché vedo comunque che... Guarda. Sì. No, oh mio Dio, ragazzi, dei resti umani. Dei resti umani ancora qui, agli fuori delle tombe. Quando siamo venuti noi non c'erano, stavano dentro. No, ragazzi, guardate, questo è un osso gigante. State attenti, ragazzi. Questo è umano, è umano, sì. Toccato, ragazzi, Maria, non vogliamo, anzi, non meglio non dirlo, oddio. Che? Pezzo di una colonna? Sì, colonna. Lo vedi che è simile a quello che abbiamo trovato alla chiesa? Sì. Guardate, ragazzi, ancora resti umani, brividi. Poi io ho la costante sensazione di essere inseguito da qualcosa. Ma infatti io penso che dove ci sono questi resti umani c'è comunque qualcuno che è arrabbiato questa cosa. Cioè, è incredibile. Cioè, sono abbandonati. Cioè, ma lo vedi? Ma senti che odore strano, odore proprio da... Qui c'è un'altra bara proprio. Dove cammino ci sono resti umani. Comunque, raga, state attenti. Sembra un incubo. Che calpestate perché... Sembra un incubo, però. Bisogna avere rispetto. Dov'è sto buco? Dobbiamo trovare il buco. Allora, raga, cerchiamo dentro... Guarda un po' là. Cerchiamo dentro questi loculi, se c'è qualcosa. Guarda i lati, tanto ai ragni. Attenti ai resti umani per terra. Cercate anche voi, se no ci mettiamo un anno qui. Aspetta che c'è due. Ragazzi, è assurdo, qui ci sono dei resti umani veri e propri. Deve essere un buco, come era sul... Allora, mettete like, mi raccomando, iscrivetevi al canale, un commento su quello che ne pensate, perché noi andiamo nei posti dove ci sono i resti umani per terra. Quindi non potete che fare questa cosa. E anche, ok? Anche bestie enormi. Oddio, guarda lì, anche non l'avevo vista. Le bestie enormi ci sono. Oh, questo è l'amore di Simone Pinci. C'è un ragno? Ma quello pesa quanto? Di mezzo chilo pesa. Mamma mia. Dai, cerchiamo sto coso. Guarda un po'. No, no. Prova a chiedere a qualcuno. Ma voi siete sicuri che ma chi? Prova a chiedere a qualcuno se sa. La black box. Magari lo sa. Prendi la black box. Accendi la black box. No, no. Perché? Che hai fatto? C'ho avuto un... Che c'è uno? C'è qualcosa che non va. Allora esci. Comincia a uscire allora. No. Dacci la black box a noi. Ce l'ho io. La faccio, ok, la fa lui. Aspetta la testa. Cioè deve. Cioè, aspetta. Pensa tu, è uscita. Aspetta. Vai. Si è sentita. Perché no, lei. Aspetta, è molto... davvero? Mi sento. Non puoi capire come sto. Lei è molto sensibile. Ragazzi, sta. Probabilmente sta avvenendo un contatto. C'è qualcosa che non va. Vai. Per lei. La facciamo noi la black, ok? Tu rimani fuori, attenzione! Rimani con lei. Adesso utilizzeremo la black box. Sabrina si è sentita male, è il nostro compito continuare questa indagine. Rischiando, perché qui non mi piace. Esattamente. Usate la black box, l'applicazione dei PIT, perché ragazzi è fenomenale. Vi permette di parlare con queste entità come se stesse parlando al cellulare. È incredibile, quindi... Bro. No, fa.
Che hai fatto? Non mi piace. Ho sentito qualcosa dietro. Non mi piace. Dai, ma accendi sta cosa, devi dirci dove dobbiamo andare. Devi dirci dove dobbiamo andare. Allora, noi sappiamo che qualcuno qui ha nascosto un oggetto. Qualcuno che probabilmente infastidiva anche voi, una persona un po' strana. Lo conoscete questo? Sapete chi è? Pazzo. 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 Pazzo, senti, l'hai detto. Pazzo. Pazzo, hai sentito? Continua. Esatto. Sì, bravissimo, lui. Bene. È una femmina che ci sta dicendo queste cose. Ci puoi dire dove si trova? Perché noi abbiamo, ci ha lasciato dei video, ma noi non sappiamo adesso qui dentro dove si può trovare. Puoi dircelo per favore, puoi darci un indizio? Guardate. Guardate, guardate. Guardate. Dove dobbiamo guardare? Lì. Sotto. Aspetta. Simone. Simone. L'ho detto adesso, Simone. Dove devo andare? Lì. Sì, lì. Qui? C'è un buco qui. Ha detto? È così dentro. Sì. Eccolo! Oh! Ha detto bravo, ha detto bravo. Eccolo! No, io non ce la metto la mano lì, Ce la metti tu? C'è. Grazie mille, raga, grazie mille. Grazie mille a tutti per avercelo detto. Aspetta, ma rischio qualcosa a prenderlo? È pericoloso prenderlo? Certo. Che faccio? A qualcuno dice anche no. Che faccio? Prendilo. Dobbiamo farlo. Ma non so, non capisco cos'è. È qualcosa di... una stoffa. Ma cos'è? È qui, ha detto. Prendo, prendilo, prendilo, prendilo. Oh mio Dio, ma che cos'è? Aspetta, grazie a tutti, spegniamo un attimo. Prendilo, usciamo. Usciamo, usciamo, usciamo. È un guanto da bambino. È un guanto da bambino. Eh? È un guanto da bambino. È un guanto da bambino. No, vabbè, i brividi. Perché l'ho preso? Perché l'ho preso? Non lo credo adesso. Perché? Ma perché? No, no, ma perché lui che c'è dentro qualcosa? Che c'è dentro? Non lo so, non è un feticcio, no? No, raga, non mi piace sta. Non è un feticcio, no? Perché c'è il bambino in mezzo? Comunque, quando stavo là, sembrava sentire una cosa come se diceva Maria. Maria. Maria, ma non so perché. No. Maria è la tomba, Maria. Maria, sì. Maria della tomba. Sì, c'è una tomba. C'è una tomba che ho scritto Maria. Non più una scusa. Si fa più avanti e più diventa peggio. Non puoi capire, mi sono sentita come una cosa strana alla testa. Ragazzi, spostiamo, non voglio tenere in mano. Io non so cosa c'è dentro. Ormai ce l'hai lì. Adesso l'hai messo ormai con le mani. Sì, ma io l'ho visto il soggetto che ce l'ha messo, sinceramente non. Ma che cosa. Sì, ma che c'entrano i bambini con lui? No, non è bella sta cosa, io lo dico. Perché ti ricordi dei disegni con la gente sgozzata? C'è una catenella. Oh mio Dio. Che c'è? Ciuccio. Un ciuccio di un bambino. Raga, ma che è questa cosa qua? Ma che cosa. Che c'entra un bambino con lui? Che c'è? No. Che c'è scritto? Neonato. Ma non è che ha fatto male a un bambino? Eh? Ha fatto del male a un bambino. Allora io voglio sapere una cosa. Forse ci sono anche le sue ossa. No? Allora,
Questo ciuccio appartiene a qualcuno? C'è un bambino qui? C'è sepolto un bambino? Bambino, bambino, sentito? Sì. Qui? Grazie. Allora, ok, c'è un bambino. Sei il bambino del ciuccio, ok? Che cosa c'entra, anzi, che cosa ti ha fatto quella persona? Bravo. Ti ho salutato. Che cosa ti ha fatto quel maniaco? Ma il bambino è stato ucciso? Per forza, sì. Ucciso, hai sentito? Ma sei sicuro che è il bambino o qualcuno che ci sta raccontando la sua storia? Possibile che sia qualcun altro? Possibile che sia qualcun altro che ci racconta la storia di quello che è successo? Allora, se sai che fine ha fatto questo bambino, dici adesso, per favore, visto che siamo arrivati fino a qua, come è morto il bambino, per favore. Raga, io sento solo dei fiori. Beh, di fiori? Sì. È messo pure il fuori. Padre! Padre! Detto padre? Ha detto padre! Ha detto padre? Padre ha detto. Padre. Sì. È stato il padre. Chi padre. Sta? Allora. Guarda i peli, sento solo dei fiori qua. Allora, ok. Lo senti? Sì. Che vuol dire padre? Era tuo padre? Qualcuno può dirmi se era suo padre? Basta. Perché basta? Non vuoi più parlare? Non ti dà fastidio questo discorso? Perché magari è qualcosa di strano. Tempo? Magari è qualcosa di strano. Chi c'è? Avete sentito come camminò? Sì. Allora, il fatto che stiamo sentendo odore di fiori, no? Può essere un segnale positivo che stiamo aiutando l'entità. Sì. Però voglio capire, anche per lei, cioè, che è successo? È morto, è stato il padre, ok? Il padre era il pazzo. No, dici che il padre era il pazzo? No, sì. E per forza ci ha messo lui il ciuccio. Anche perché i disegni tornano. Ma pensate che il bambino... Posso dire una cosa? Il bambino... Secondo me il pazzo è andato al manicomio, no? Però aveva questo figlio, no? Forse questa no. È una cosa che mi è venuta in mente. Aveva questo figlio, è andato in manicomio, ma forse non voleva. No, brucia il telefono, brucia. Senti come brucia il suo telefono. Mi stanno affogando la gamba. È vero. Porco tu, senti. Ma non è che ha preso energia da lì? O l'ha fatta apposta? Ma non si è accesa, ma perché? È cascato per te e si è accesa da solo. L'ha fatta apposta. Cosa succede tutta la notte? Senti, senti la gamba. Porco due. No, proprio ti ho detto già da quando mi sono sentita io là così. Lo sai perché? Secondo me ha attaccato il energia per comunicare. Sì. Ma allora stavo dicendo, aspetta. Secondo me non voleva separarsi dal figlio. Per paura che magari qualcuno l'affidassero a qualche altra famiglia. Che crescesse con qualcun altro e l'ha ammazzato. Perché era evidentemente pazzo. Oddio, però. Così. E ha sepolto il resto affettivo in quel posto. Probabilmente dettato dalla sua pazzia, sto gesto così. E soprattutto ci ha lasciato degli indizi, non a noi, ma in generale ha lasciato degli indizi perché voleva che si sapesse sta cosa. O che comunque trovassero il figlio. È stato seppellito qua. Non lo so, può essere pure che qualche osso sta lì, che ne sai? Non lo sai, non lo puoi sapere, la mente, se era un pazzo, tu non puoi sapere che cosa ha fatto. Comunque so solo che sta storia mi ha straziato veramente. E raga, non so che dire, cioè nel senso così. L'ha detto chiaramente? La black box ci ha svoltato proprio. No, ma no, nel senso, magari se fosse stato un altro strumento avrei detto... Ok, però con la black box è sicuro al 100%. Effettivamente ci ha risolto il problema, ha permesso a qualcuno di parlare con noi, di dirci cosa è successo. Cioè io quando parla questa,
So proprio al 100% che è così, quindi la storia è ancora più agghiacciante visto quello che è uscito. Voi state dicendo tutte queste cose, io intanto sento passi e sento dei lamenti. Poi dite quello che volete. Non ci avete abbandonato? Apposta. Io me ne andrei perché mo cala la notte e non so che può succedere. No, ma poi... con le cassette che dovevo fare con la videocamera. Non la rivuole Massimo? Le bruciamo?